L'appuntamento è per domani mattina alle 10. L'adunanza dei creditori delle cooperative operaie si svolgerà al Pala Rubini per ragioni di spazio e non nell'aula della Corte d'Appello a Trieste come previsto originariamente. Attenzione anche all'ingresso, che non è quello principale del palazzetto, ma quello al parterre sul retro. Si entra infatti da via Miani 5/1. L'accesso è riservato solamente a creditori e loro delegati con procura scritta, muniti di documento di riconoscimento valido. La legge prevede che nel concordato preventivo i creditori esprimano il proprio parere sul piano e sulla proposta di percentuale di restituzione del credito, che come noto ammonta a poco più dell'81%, e che i creditori che non partecipano all'adunanza e mantengono il silenzio siano considerati come voti favorevoli al concordato. Quindi, se la maggioranza dei creditori approva il concordato, anche attraverso il sistema del silenzio assenso, tutti verranno rifusi del proprio credito secondo la proposta presentata. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per la vendita dei rami d'azienda e degli immobili delle COP. Termine per la presentazione delle offerte le ore 12 del 3 giugno. Il bando pubblicato è leggibile per intero sul sito della società. Il commissario Consoli ha fatto sapere che in base alle offerte ad oggi pervenute nessuno degli attuali punti vendita della provincia di Trieste verrà chiuso e che, elemento considerato di grande valore, probabilmente 5 punti vendita a Trieste saranno acquisiti da dipendenti.